Buonasera, allora un attimo prima che iniziamo la diretta, intanto benvenuti, grazie di essere qui, intanto che si sistemano i due candidati, le raccomandazioni della volta precedente, che siete stati, per chi c'era, bravissimi, cioè in silenzio, perché soprattutto voi siete presenti, ma l'altra volta abbiamo fatto più di 1100 visualizzazioni tra YouTube e Facebook, quindi cerchiamo di avere una buona qualità soprattutto dell'audio, del video, e questo siete voi, i belli siete voi. E quindi l'audio è quello, spegnete per favore o mettete in silenzio sui telefonini. Come l'altra volta non sono previste domande dal pubblico, quindi né applausi né questi li faremo noi a voi se sarete stati come la volta precedente bravissimi, silenziosi possibilmente. Le regole sono leggermente cambiate perché sono in due e non in tre, quindi non hanno, io farò sempre le domande, loro hanno un diritto di replica infinito quanto vogliono, spero che non si incartino sulla prima domanda, però possono ribattere. Non abbiamo dato limiti di tempo, ci affidiamo al vostro buon senso di non farci delle prediche oltre i 20 minuti, perché se no ci addormentiamo tutti. Quindi queste sono le regole molto più snelle della nota. Non avete l'assillo del cronometro. Tutto chiaro? Visto come vi siete seduti, allora poi inizieremo con Francesco. Quando siamo pronti, da qui, qui c'è la regia. Va bene, buonasera, grazie di essere venuti, grazie al pubblico e grazie a chi da casa ci seguirà con la diretta Facebook e YouTube da domani. Benvenuti ai due candidati, come si dice nella trasmissione siete in finale e quindi oggi tocca a voi, Francesco Cereda e Giovanni Sala. Partiamo subito con la domanda e partiamo con Cereda, che è riferito a un breve commento sul risultato elettorale. Tutto come previsto? Ma intanto vorrei fare comunque un ringraziamento, nel senso che voglio ringraziare tutti i cittadini che ci hanno scelto e che ci hanno permesso di raggiungere questo risultato, che devo dire molto positivo e a suo modo anche diciamo in parte quasi inaspettato, direi, nel senso che, o meglio, io mi aspettavo, diciamo così, nelle mie pronostici che avevo fatto individualmente, mi aspettavo di arrivare davanti, ma non pensavo di fare un risultato così positivo. Quindi insomma, bene, quindi un risultato sicuramente molto buono. Che come commentarlo? Ci è mancato poco per portare a casa la vittoria al primo turno e quindi adesso siamo qui a fare i tempi supplementari della campagna elettorale e quindi insomma ci appelleremo di nuovo a tutti i cittadini di Rimercate per cercare di vincere fra pochi giorni quando si andrà a voto. Giovanni? Grazie. Anche io naturalmente ringrazio i miei 4.000 elettori. E l'analisi del voto è abbastanza semplice, il 46% non ha votato, 9.000 persone non sono venute a votare, quindi c'è ampio spazio di manovra, il Sartini ha preso il 20%, che è un risultato di tutto rispetto, e il PD ha preso 600 voti in meno delle scorse amministrative, 2.000 voti in meno delle regionali, e quindi credo che questo qua non sia uno supplementare al secondo tempo, ma un'altra partita che ricomincia da capo e cercheremo di vincerla. Che giudizio date sulla amministrazione, quindi parto con te Giovanni Sartini, c'è stato un errore, sì, c'è stato un errore che gli imputi più grande in questi 5 anni? L'errore non lo so, perché Sartini ha ereditato una situazione non facile, credo che i mercati, l'abbiamo detto neanche negli altri incontri, è un po' di anni che soffre di incapacità progettuale o di soluzione dei problemi. La piscina non se l'ha inventata Sartini, era più di 7-8 anni che non aveva
diciamo, le autorizzazioni adeguate e non so perché non sono state fatte nel frattempo. Quindi scaricare tutto su Sartini, questo è solo un esempio. Le buche nelle strade, le strade anche prima di Sartini erano conciate allo stesso modo, quindi alla fine lui ha ereditato una situazione complicata e quindi forse ha fatto un errore di ingenuità nel circondarsi di assessori, almeno all'inizio, che erano poco i mercatesi, conoscevano poco il territorio. Però credo che lui come persona abbia fatto il massimo possibile, quindi dal punto di vista personale, grande rispetto. Ma io credo che, come dire, questa amministrazione, pur con le necessarie attenuanti, perché comunque, come dire, la situazione del Covid che è capitata, quindi non è che se l'è scelta nessuno, è stata sicuramente drammatica e ha inciso in maniera importante sull'attività amministrativa, questo è evidente. Io credo che però se c'è una, come dire, una critica che si può fare a Sartini è quella intanto di essersi, come dire, approcciato all'amministrazione quando è arrivato, circondandosi di persone che probabilmente non erano adeguatamente preparate per fare gli assessori e mancavano di collegamento col territorio, e questo ha provocato per i primi tempi un immobilismo, diciamo così, della giunta, dell'amministrazione nel suo complesso, che ha sicuramente rallentato le cose e danneggiato la città. Poi è arrivato il tornado, lo tsunami del Covid, e quindi anche quando, come dire, su certi versi qualcosa avrà cominciato a ingranare, poi di sicuro, insomma, la situazione è stata, come dire, bloccata da cause non attribuibili. Ecco, su questo bisogna essere onesti. Ma una cosa buona l'ha fatta? La scelta, sì, è più pronto. Sì, una cosa buona l'ha fatta, la gestione della pandemia. Il mercato è stato uno dei comuni che si è distinto per questo, ha messo assieme la protezione civile, la VPS, i vigili del fuoco, l'alba vaccinale. È chiaro che questa cosa è stata gestita bene. Io non avrei voluto essere nei suoi panni quando è arrivata la pandemia e credo che sia stato capace di gestirla sicuramente meglio di quanto ha fatto il governo Conte. Sì, credo anch'io che questo sia sostanzialmente il suo merito principale. In particolare il tema dell'app Esselunga vaccinale è stato, come dire, una trovata che ha funzionato, che si è dimostrata efficace sul territorio. Comunque in generale la gestione della pandemia in quella situazione di difficoltà che si è creata si può dire che sia avvenuta, insomma, abbastanza bene. Torniamo un attimo al voto. L'astensione, perché è un fenomeno che non ha coinvolto solo i mercati in generale, soprattutto poi in virtù del fatto che negli ultimi anni sono moltiplicate le liste civiche come se fossero state la panacea della vicinanza dei cittadini confronto ai vecchi partiti, la cosiddetta Prima Repubblica, e così forse non è. Non c'è soluzione? Siamo destinati a calare ogni volta o c'è una possibilità di ritornare dei numeri o almeno una partecipazione che adesso si fa molta fatica a vedere al di là delle persone presenti evidentemente, perché il 50% è un po' poco. Beh, allora io credo che in generale siamo in un contesto, diciamo, storico-politico che vede un continuo calo della partecipazione al voto. Questo, come dire, lento ma abbastanza continuo nel tempo, negli anni. Queste elezioni in particolare hanno avuto un'impennata dell'astensionismo, secondo me per motivi anche, come dire, cioè al motivo strutturale che dicevo prima si assommano anche dei motivi specifici. Secondo me intanto l'aver votato, come dire, a ottobre non ha aiutato, nel senso che tendenzialmente cittadini sono abituati all'idea del voto in tarda primavera, inizio estate, e quello è un po' il momento che si ha in testa, quindi questo voto ottobre è un po', da un certo punto di vista, sparigliato. Inoltre questa campagna elettorale è un po' strana perché è stata lunga ma corta, nel senso che è cominciata di fatto a marzo praticamente, ma è stata molto di basso profilo fino all'estate. Poi è arrivato agosto che ha di fatto cancellato tutto quello che era stato fatto prima, e poi ci si è ritrovati a fare un'ultima corsa, uno sprint nelle ultime quattro settimane, diciamo da settembre, dai primi di settembre fino ai primi di ottobre,
che certo non ha aiutato, come dire, anche a raggiungere tutte le persone. Probabilmente se avessimo votato a giugno, come si faceva normalmente, con 3-4 mesi di campagna elettorale battente, probabilmente si sarebbe arrivati a molte più persone, perché io non nascondo che gli ultimi giorni prima del primo turno ogni tanto mi capitava, quando si era in giro nei banchetti, al mercato, eccetera, di trovare anche persone, parlo della settimana precedente al primo turno, che non sapevano neanche che si votasse. Quindi insomma, ha una disaffezione generale per la politica e ha un problema quindi strutturale che hanno le democrazie, senza centrarsi in discorsi troppo ampi, troppo complessi per questo momento. Si è aggiunta questa casa, questa specificità di questa elezione, che di sicuro non ha aiutato a incentivare la partecipazione politica. Io credo che venga da molto lontano questa situazione. La crisi dei partiti del 92, con l'assalto della magistratura, chi dice a favore, chi contro, ha destabilizzato sicuramente la cerniera che c'era tra le istituzioni e la società civile. I partiti facevano quello che adesso non fanno più: scuola politica, formazione, e anche tutte le altre strutture intermedie si sono squagliate. Parlo delle associazioni imprenditoriali, parlo dei sindacati, parlo degli oratori, del ruolo della Chiesa. Quindi viviamo in una società completamente diversa da quando abbiamo ereditato l'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo, assieme alla crisi economica e finanziaria che dura dal 2008, che ha ridotto il potere degli stipendi, e la pandemia che ha isolato gli italiani all'interno delle case in modo veramente incredibile, sicuramente ha determinato una disaffezione alla politica, perché quando non si sa dove andare ci si rivolge a Dio o alla politica, e se la politica non dà le risposte, queste risposte sono colpa dei politici, che poi ne abbiamo demonizzato e i social hanno esasperato. A questo punto è chiaro che non c'è più l'affezione, l'attenzione. È un fenomeno che c'è anche nei mercati, perché a livello nazionale l'abbiamo visto, e non parlo della crisi dei partiti o della qualità dei parlamentari che abbiamo al Senato e alla Camera, neanche dei sindaci o dei presidenti di regione. Dico solo che la disaffezione è dovuta anche a una incapacità della politica, ma anche delle istituzioni, di essere vicini ai cittadini. Noi abbiamo una pressione fiscale più alta del mondo, almeno dei paesi occidentali. Abbiamo una farraginosità della burocrazia. Tutte queste cose, quando la gente è stanca, non c'è da mangiare, ricordiamoci che i poveri sono aumentati 3 milioni in questi 2 anni di pandemia, è chiaro che non si affeziona alla politica, perché la politica non riesce a dare risposte. La domanda è: in questo caso riesce a dare risposte con l'Italia conciata come è, che adesso ha il debito al 170% del PIL, cioè che è una roba mostruosa? Prima, quando arrivavamo al 124, tutti preoccupati a stracciarsi le vesti. Abbiamo speso 250 miliardi per la pandemia, ne prendiamo 250-70 del PNRR, dovrebbe risolverci i problemi? Non lo so. Io credo che noi italiani dovremmo fare dei grandi passi insieme agli altri paesi europei per poterci, diciamo, ritrovare un pochino più affezionati, ma c'è da ricostruire tutto da zero. Adesso si comporti, adesso è stata un po' un'introduzione. Francesco, tra gli slogan adottati sia in campagna elettorale, soprattutto al ballottaggio, dici che siamo ora noi elettori di fronte a un bivio: o guardare al futuro o essere ancorati al passato. Questo vuol dire che Giovanni Sala è ancorato al passato? Hai detto tu? Punto di domanda. No, allora, io adesso, di là, senza mettermi a parlare di Giovanni, io credo che veramente siamo di fronte a questa situazione, per cui, che poi è anche uno dei motivi che mi hanno portato ad accettare e a scegliere di candidarmi. Cioè, io credo che noi dobbiamo mettere in campo i mercati, ma il discorso poi in realtà si può anche molto semplicemente alzare a un livello anche più alto, investire su una nuova classe dirigente che sia al passo con i tempi, che sappia guardare al futuro e costruire questo futuro. Come dire, è naturale succedersi generazionale anche all'interno delle classi dirigenti. Quindi, come le generazioni passate hanno costruito l'Italia nel dopoguerra, poi come economico
eccetera eccetera, ecco, è arrivato in questo momento di fronte anche alle sfide che il futuro ci pone. Pensiamo solo al tema del cambiamento climatico, della transizione ecologica, che è un tema che ovviamente riguarda tutti, ma è un tema anche prettamente generazionale per come è stato approcciato, e l'abbiamo visto nelle manifestazioni, Fridays for Future, eccetera eccetera. Ecco, io credo che ci sia bisogno che una nuova classe dirigente si faccia carico di dare il proprio contributo e prendersi la responsabilità di farlo, per costruire il futuro, nel nostro specifico caso il futuro del mercato. Sei d'accordo? No, la domanda a te, Dio. Tu parli soprattutto di mercati che ritorna al centro e di avere un programma ambizioso, e c'è stato un elenco. Il riflesso, per la stessa ragione della domanda di Macerena, mi chiedo, il programma a questo punto di Cerena vuol dire che non è ambizioso e non comprende tutti i punti che hai compreso tu? Posso fare una battuta? Nei scorsi confronti tra i candidati mi sono ritrovato sia da Sartini che da Cerena tanti punti che era il mio programma, e anche tanti punti che non erano nei loro programmi dichiarati, mentre nel mio c'erano, compreso i mercati al centro. E io credo che il nostro programma è ambizioso perché conosciamo il territorio, perché sappiamo da dove veniamo. Se posso permettermi, di fare un elenco di cose. Io sono nato nei mercati 62 anni fa, sì, è vero, non sono giovane. Ho fatto il chirichetto dagli 8 ai 14 anni, a 14 anni ho iniziato a suonare in chiesa e oratorio, a 18 anni sono diventato educatore, a 21 catechista, ho fatto 8 anni di consiglio pastorale, ho lavorato in qualche associazione di volontariato. A un certo punto Monsignor Castiglioni di allora e Don Renato, che era prete dell'oratorio, mi diedero un calcio nel sedere e mi dissero: adesso il tuo posto non è più qui, vai di là. Ma in politica cerca di dare il contributo che sai dare anche là dentro. Ho iniziato la mia carriera politica, piccolina, locale, amministrativa, non certo nazionale, però ho fatto il consigliere comunale, il capogruppo della DC, il segretario di zona del PP e anche nella direzione provinciale del partito per qualche anno, responsabile delle situazioni economiche. Sono stato presidente di varie associazioni, anche nell'ASL, i miei maestri sono stati Enrico Villa e Osvaldo Ornaghi, nelle due situazioni di Mercato Comune e ASL, e quindi lì ho imparato a fare politica. Gli altri maestri della politica sono stati quelli conosciuti tutti, sono vecchi, alcuni sono morti: Maria Luisa Castelmagnago, De Mita, Martina Zoli, Leopoldo Elia. Io andavo a scuola da questi signori qua una settimana all'anno, c'era la scuola di formazione, più tutto quello che ho imparato all'interno del mio partito. E per Vimercate e anche dintorni abbiamo fatto tanto. Poi, finita l'esperienza politica, ho fatto il presidente del Parco del Molgora fino al 2004, ma dal 2001 ho iniziato a occuparmi di associazioni imprenditoriali. E quindi, se andate a vedermi il mio CV, sono scritte le cose, perché non ve le racconto, però ho imparato anche a gestire situazioni complesse e a confrontarmi con situazioni sovracomunali, regionali e nazionali. Quindi credo che la vecchiaia sia anche, se la vecchiaia è fonte di esperienza, e l'esperienza a un certo punto bisogna metterla a disposizione. Per cui nel mio programma c'è tutto quanto conosciamo del territorio, noi coalizione, ma anche Giovanni Sala e le persone che hanno sostenuto, comprese le liste civiche, e c'è anche tutta l'esperienza che sapremo dare a questo territorio in caso in cui sarò votato come sindaco. Quindi il green e tutto il resto va bene, io ho fatto 12 anni presidente del Parco del Molgora, 100.000 alberi, 12 km di sentieri, cose molto concrete, perché poi le cose vanno applicate sul territorio. Noi abbiamo questa capacità di conoscere bene i mercati e di sapere applicare, diciamo, le nostre competenze sul territorio. Sì, ovviamente non ho assolutamente niente da obiettare a tutte le esperienze e curriculum che ha citato Giovanni. Volevo solo però dire una cosa. Il mio programma non è esplicitato, come dire, il ruolo di Vimercate all'interno di Vimercatese, perché, come dire, vediamo per scontato, nel senso, allora, per tradizione, per storia di questo territorio, Vimercate è sempre stata al centro del Vimercatese, e lo è stata ovviamente
a maggior ragione negli ultimi 25 anni con i quattro mandati del centro-sinistra di Mercati, con i sindaci Paolo Brambilla e Enrico Brambilla, che hanno coordinato per 20 anni il territorio del Vimercatese. Quindi è nel DNA del centro-sinistra di Mercatese, e di Vimercate nello specifico, avere e svolgere questo ruolo, diciamo così, di guida e di coordinamento di tutto il territorio. Tra l'altro, io a inizio estate, credo fosse maggio, giugno, insomma, ho fatto tutta una serie di incontri con tutti i sindaci dei comuni limitrofi di Vimercatese, proprio perché avevo in testa questa cosa qua, e cioè che fare il sindaco di Vimercate non è solo fare il sindaco di Vimercate, ma è fare il sindaco di un territorio più ampio che deve parlare con tutti i comuni intorno, perché ci sono tutta una serie di temi che sono ovviamente sovralocali. E cito solo la Pedemontana per dire che è, come dire, di attualità proprio in questi giorni, ma ce ne sono veramente anche tanti altri. Per cui, dire, volevo semplicemente puntualizzare questa cosa qua, non è scritta nel programma, ma perché, come dire, come non sono scritte nel programma alcune cose che sono talmente ovvie che non sono esplicitate, ma è proprio nel DNA del centro-sinistra il fatto di essere, avere questo sguardo sovracomunale e sovraterritoriale. Parliamo di alleanze. Il ballottaggio c'è la ricerca dei voti, quindi primo non perdere i voti che si hanno ottenuto, secondo andare alla ricerca tra chi non ha votato e chi ha votato e che non si sente, che non è più rappresentato perché fa parte del 20% di Sartini. Parto da Giovanni, ci dobbiamo aspettare qualche alleanza nei confronti di Sartini piuttosto che con la lui con la sua lista, o Buonsenso, che era l'altra lista che appoggiava Sartini? Allora, le alleanze, se ci fossero state, sarebbero già certificate da un apparentamento. Quindi questo, noi abbiamo cercato l'apparentamento con la Cinzia Nebel e il Mercato Buonsenso. Ci è stato detto correttamente dal suo punto di vista, dal loro punto di vista, che avendo cercato un'esperienza civica preferivano non allearsi in coalizioni dove c'erano anche i partiti, e questo è stato un po' il leitmotiv della loro campagna elettorale, che io rispetto grandemente. Faccio una considerazione: il bacino di voti, le esperienze delle persone che erano in lista con Cinzia, e lasciatemi dire anche la sovrapposizione dei programmi, è nel campo che ci appartiene, e quindi contiamo di avere gli elettori favorevolmente, diciamo, disposti a votarci. Sul discorso Sartini è un pochino più complessa la cosa, perché essendo una lista, un civico come si è presentato alle elezioni con un suo gruppo di lavoro, credo che, diciamo, a loro interessi di più, però interpreto, la capacità di elaborare programmi sul territorio. E questa capacità noi ce l'abbiamo, addirittura dico che alcune cose che avete letto anche sicuramente sui social ultimamente, dal capitolo al potenziamento della sicurezza sia sanitaria che sociale e quant'altro, noi quelle cose le porteremo avanti ancora, perché ci crediamo, l'abbiamo scritto nel nostro programma. Il punto numero 2 dei miei impegni parla di questa cosa, e l'ho detta in tempi non sospetti. Poi c'è tutto il tema dell'elettorato che non ha votato, e su questi signori chiaramente tutti lavoreremo, per cui io ripeto, la partita è un'altra questa e si ricomincia da zero. Sì, su questo Giovanni ha estremamente ragione, nel senso che comunque qualora ci fossero state delle alleanze sarebbero già emerse, perché insomma anche i tempi tecnici, anche per gli apparentamenti, ormai sono superati. Noi non abbiamo, come dire, interloquito ricercando degli apparentamenti né con, diciamo, la lista di Mercato e Buonsenso, né con quelle di Francesco Sartini. Noi ci rivolgiamo semplicemente a tutti gli elettori, come abbiamo fatto già al primo turno. Quindi ci rivolgiamo naturalmente agli elettori che ci hanno già scelto al primo turno, affinché ritornino a votarci al ballottaggio. E poi ci rivolgiamo a tutti gli altri elettori, quelli che hanno scelto altri candidati e quelli che invece si sono astenuti, cioè non sono venuti a votare. Quindi, come dire, se su questi ultimi, chiaro che, come dire, gli si avvicina
parlandogli del programma, parlando dei temi, dei contenuti e facendogli anche presente che si vota, perché come dicevo prima qualcuno è arrivato proprio in extremis, giusto 2 giorni fa ho incontrato una persona che non sapeva che si era votato, non che si votava, non sapeva neanche che si era votato, quindi insomma c'è ancora, diciamo, margine per andare a recuperare un pezzettino di astensione, che lo speriamo. Poi con gli altri elettori, come dire, fanno un po' fede ai programmi e ai temi, per cui io credo che comunque alcune tematiche in comune con l'elettorato di Francesco Sartini le abbiamo, penso ad esempio all'attenzione per i temi ambientali piuttosto che alla mobilità. Poi ovviamente saranno loro in totale autonomia a decidere cosa fare, a scegliere se votare per loro, se votare per Giovanni o se stare a casa. Spieghiamo adesso l'arcano. Lunedì abbiamo intervistato Sartini e il video sarà caricato questa sera, quindi da domani potrete vedere Sartini che risponde anche a questa domanda, ma questa ve la facciamo vedere in anteprima. Domanda finale scontata. Adesso il tuo gruppo appoggerà qualche candidato. Beh, intanto in bocca al lupo ai due contendenti e veramente gli auguro di fare una ottima partita e di fare poi a chi vincerà un ottimo servizio come sindaco. Abbiamo fatto una riflessione su questo punto qua, quindi il mio gruppo non appoggerà nessuno, anzi ripeto, faccio veramente gli auguri ai due contendenti perché possano fare una bella partita e soprattutto un bel lavoro successivamente. Se posso dirlo dall'analisi che abbiamo fatto, credo che il mio elettorato sia un elettorato che ha guardato molto alle persone e alle cose che abbiamo fatto. Quindi il suggerimento che posso dare per cercare di convincere i miei elettori a votare per l'una o per l'altra parte è quella di capire effettivamente quello che abbiamo fatto, che ancora c'è da sviluppare sulla linea che abbiamo intrapreso, quindi cercare di dare un messaggio alle persone che ci sarà una continuità delle cose che sono andate bene, ovviamente ci sarà un miglioramento di quelle che sono andate meno bene, però ecco, quello che posso dire è che non c'è un elettorato che se Francesco Sartini dice votate Pippo o votate Pluto mi segue. Credo che le persone che hanno votato per me, voglio sperarlo, siano persone che hanno votato per un certo modo di amministrare la città, quindi forse chi saprà interpretarlo meglio potrà sperare di portarsi a casa più voti. Io resto da domani mattina, presto rialzate, forse caricate. Squadra degli assessori. Giovanni, è pronta la squadra degli assessori? C'è l'elenco? C'è lo svevi in anteprima nazionale? No, c'è l'elenco. Abbiamo delle disponibilità importanti. L'unico assessore che vi userò stasera in caso in cui vinceremo le elezioni è Manuela Giaretta, che è direttore generale della pianificazione, bilancio e finanze della Regione Lombardia, che è di Orino, quindi sul territorio. Credo che sia una delle più grandi e affermate professioniste pubbliche di questo settore. La nostra squadra sarà di questo livello, di mercatesi, conoscitori del territorio, con capacità di interlocuzione sovracomunale, regionale e nazionale, e quindi crediamo di poter dare una buona risposta alla città. Poi dico un'altra cosa, che naturalmente gli assessorati sono in funzione anche delle competenze, che è una delle cose che ho chiesto, competenza, fiducia personale mia, perché poi le deleghe vanno date alle persone, ed anche rispetto della volontà degli elettori. Faccio un nome a caso, il più votato dei nostri candidati è stato Luca Caprioli. Quindi potrei fare andare avanti su questo refrain, ma preferisco poi gli altri dirveli dopo con l'assegnazione delle deleghe in caso di vittoria, incrocio le dita. Francesco? No, la giunta ancora non c'è. Non c'è, è normale che, come dire, qualcuno magari cominci a fare qualche ragionamento, qualcuno si sarà fatto delle anche legittime aspettative, però come dire, io credo che l'invito che ho fatto a tutti i miei militanti, i miei
candidati nelle varie liste, anche, faccio anche quando incontro e parlo con i direttori, è quello di concentrarsi sull'adesso e non sul dopo. Perché se ci concentriamo troppo sul dopo, rischiamo che il dopo poi non c'è. Perché se non ci concentriamo invece a portare a votare tutti gli elettori e a vincere questo ballottaggio, poi dopo non ci saranno nessuna aggiunta da fare. Quindi insomma, concentriamoci prima su questo e poi penseremo, una volta vinto, penseremo a mettere in piedi la giunta. Ovviamente l'impegno è quello a farlo nel più breve tempo possibile per essere operativi, insomma, a brevissimo, ecco, perché i temi da affrontare sono moltissimi. È ovvio che, come dire, i criteri poi sono quelli soliti: bisogna incrociare le competenze, bisogna incrociare anche le esperienze, bisogna incrociare le quote di genere, che sono assolutamente rilevanti, e bisogna incrociare poi anche, come dire, in parte i risultati elettorali, perché anche quelli, chiaramente, come già accennava Giovanni, hanno il loro peso. Ma un nome? No, nessun nome. Neanche di chi ha preso 499 preferenze? Beh, allora, diciamo che io non lo faccio, però insomma. Quindi siamo uno pari. Sì, dai, possiamo dire che siamo uno pari. Per il vice sindaco l'avete pensato? Sì, ma non te lo dico. Siamo uno pari anche in quota di genere, però. No, non. Dipende anche dalle deleghe. C'è il nome, ma poi va pesato rispetto alle deleghe che ci sono in giro. Secondo me sono tante le cose, non sembra, ma in un comune del 2021, con grosso comune di Mercante, con le relazioni che ha, c'è tanto lavoro da fare, tante deleghe da distribuire, quindi dipende, lì sono le mature dell'ultimo momento. Il nome c'è, ma preferisco dirlo dopo, assieme a tutto il resto, sempre nel caso in cui, incrociando tutto quello che dobbiamo incrociare, funzioni questa campagna elettorale. Quindi i criteri sono competenza, territorio, c'è il territorio. Beh sì, certo, ovviamente. Un'altra cosa che abbiamo ascoltato. Aspettiamo, però non c'è molto da aspettare in realtà, qualche giorno. Ma la prima cosa che farete a livello amministrativo, almeno quella, ce la potete dire o ce la nascondete? Beh, io credo che ci sono ovviamente tante cose da affrontare nel breve periodo, però diciamo che proprio nell'immediato ci siano due temi che vanno aggrediti subito. Quindi una delle primissime cose che farò è chiedere un incontro a ProGruppo per incontrarli e capire con loro che margini ci sono per intervenire sul piano dell'area XBM. Loro, come dire, dalle informazioni che ho, sono una società, come dire, molto solida e anche attenta al territorio, quindi io mi auguro che da parte loro si possa trovare un interlocutore, come dire, disponibile al dialogo e a parlarsi. La seconda cosa, altrettanto in fretta, è incontrare tutti i sindaci del territorio per parlare di Pedemontana e capire bene cosa si può fare e come mettere in campo, quali strategie mettere in campo per, insomma, provare a ricondurre la regione alla ragione, e cioè a un confronto con gli enti locali che dovranno, come dire, subire l'imposizione dell'infrastruttura, e che quindi, perlomeno, visto che siamo adesso in una situazione per cui pare che la trattativa stiano rivedendo, perché non è più quella prevista inizialmente, ma adesso c'è questa ipotesi di questa tratta breve, che però fino adesso abbiamo visto solo disegnata con un pennarello rosso su una cartina, a maggior ragione che siamo in questa situazione di riprogettazione, che la regione si confronti con i territori e questa riprogettazione venga fatta in maniera condivisa. Quindi queste sono le due priorità da fare subito, nelle prime due settimane, ecco, per capirci proprio molto velocemente. Allora, al netto delle cose che devono fare gli assessori, che quindi saranno in pista dal primo giorno, capito, le strade, tutte le cosette dell'ordinaria amministrazione, le cose sono due. Una sicuramente è far partire il progetto dell'ospedale, ma farlo partire subito, e come dicevo prima, siccome l'elefante la volta scorsa aveva mangiato a fette, mentre lo facciamo partire cerchiamo anche delle, diciamo, soluzioni magari migliorative in questi 5-7 anni che ci saranno,
per mettere a terra le cose, per costruire le strutture, per avere il massimo della, diciamo, compensazione sulla pubblica amministrazione. La seconda cosa fondamentale, l'ha detta anche Francesco Cereda, è il discorso della pedemontana. C'è però un se e un ma sulla pedemontana. È chiaro che la pedemontana si farà, e i sindaci lo sanno dal 2001, e siccome il PD ha governato 20 anni, non capisco perché è arrivato oggi a scoprire dopo 25 anni che la pedemontana si fa qui su questa tratta, che non è mai cambiata, non si è mai modificata. Secondo, l'ultima ministra del PD è stata quella che ha firmato i decreti per fare questa cosa qua. Terzo, il governo e non la regione Lombardia sono responsabili di questa decisione. La BEI, la Banca Europea degli Investimenti, ha finanziato pedemontana perché è un progetto economicamente e soprattutto ambientalmente sostenibile, quindi a impatto zero dal punto di vista ambientale. Addirittura si riducono i flussi di traffico, si riduce il traffico all'interno delle città, tutto il resto sono valle. Quindi il sindaco, l'unica cosa che può fare, confrontarsi con gli altri sindaci, confrontarsi anche con la regione e con la provincia, che credo stiano tutte dalla stessa parte, ma per una cosa sola, non per non farla perché si farà, ma per avere il massimo delle compensazioni ambientali e il massimo beneficio nei tracciati. Dopodiché, veramente il PD mi deve spiegare dove è stato in questi 25 anni. Io ricordo che fui il primo, l'unico personaggio che aveva una carica pubblica, presidente del Parco della Mulgora, che chiese di non fare la pedemontana nel tracciato nord di Mercate, mentre la giunta Brambilla Enrico, Paolo Brambilla assessore, suggerirono di farla a nord del Castellazzo, e quindi il percorso oggi viene da lontano. Poi quando le ruspe arrivano si dice: ah, non bisogna farlo, però 25 anni di gestione. Allora io proposi il percorso a sud, passando per la strada del Pagani. Quindi anche su questo, dove lavorerò subito dal primo giorno per ottenere il massimo della compensazione ambientale. Per dire fare non siamo non fare, guardate la TAV e facciamo i paragoni, cioè la TAV rispetto alla pedemontana è un elefante rispetto a un cagnolino, quindi fate delle proporzioni, è questo che possiamo fare. Vorrei fare una replica veloce. Allora, intanto, qui nessuno dice che il pedemontana non si fa, questo è evidente. Il tema è, come ho detto anche l'altra volta, non essere contrari o meno alle infrastrutture. Io non sono assolutamente contrario alle infrastrutture. Il tema è come le infrastrutture afferrano sui territori. E la tangenziale est è l'esatto esempio di una struttura atterrata su un territorio fatta in maniera intelligente per minimizzare il danno ai territori. Quindi anche su pedemontana è questo il ragionamento che si deve fare. Bisogna riportare la regione al confronto per progettare insieme e condividere le modifiche necessarie all'opera per renderla meno impattante sul territorio. Per quanto riguarda invece, la storia passata, io vorrei solo ricordare che nel 2001 il comune di Vimercate, nell'allora piano regolatore, si rifiutò di inserire il tracciato di pedemontana. La regione fece ricorso contro il comune, ci vollero 3 anni, alla fine poi arrivò la legge obiettivo che scavalcò le amministrazioni comunali e inserì d'ufficio il tracciato di pedemontana nei piani regolatori. Il comune di Vimercate chiaramente non è che si può opporre a una legge obiettivo. All'epoca fece quello che poteva, cioè fece ostruzionismo impedendo che il tracciato di pedemontana fosse inserito all'interno del piano regolatore. Finché ha potuto, chiaramente, nel momento in cui dopo, arriva una norma nazionale che ti scavalca e ti impedisce di agire da quel punto di vista, poi non è che puoi fare molto altro. Chiaro che anch'io devo replicare su questa cosa. Primo perché nella fase di trattativa, io me la ricordo molto bene, qui deciderò, il Comune di Mercate fece le barricate senza discutere di tracciato, perché allora la richiesta fu: discutiamo di tracciato. Io proposi un tracciato, il comune fece le barricate e poi di fatto accettò quello che mi viene propinato. Facendo la trattativa prima, come altri comuni fecero in quel momento, si poteva avere un percorso diverso. Questo è il dato.
Dopodiché prendo atto che anche tu dici che se il governo ha legge obiettivo e decide di fare delle cose non si possono non fare. Allora mi spiegate tutto questo discorso sulle barricate, non faremo fare la pedemontana. Cioè, io non capisco veramente. Diamo una, diciamo, lettura corretta. Diciamo come sono le cose. Sulla compensazione ambientale siamo d'accordo tutti. Forse non sai anche che la pedemontana è interrata a 10 metri. Forse non sai che il progetto della tangenziale est-est fu discusso col comune di Mercate. Io ho visto le carte, ragazzi, io vedo continuamente teste che fanno di no e mi fa piacere, però io ho visto le carte, la pedemontana è in trincea 10 metri sul territorio di Mercate, 10 metri sotto. E stavo dicendo anche che sulle compensazioni ambientali ci saranno delle disponibilità enormi e quindi facciamo un lavoro fatto bene dicendo la verità ai cittadini di Mercate che la pedemontana non si ferma, non si può fermare, che possiamo farla meglio, ma che il tracciato principale non si può spostare. Tutto il resto siamo d'accordo, vuol dire che faremo entrambi la battaglia per chi mette più piante o per chi fa meno rumore per montare. Tutto il resto, il tracciato principale è fermo, l'unica cosa ferma di questa legge obiettivo. Tutto il resto si può modificare, ma sono le opere accessorie, non quelle principali. Quindi la battaglia sarà sulle compensazioni. Sei d'accordo? Se posso replicare di nuovo, non so se è permesso. Sì, poi la tagliamo. In realtà anche io non sono un giurista, però c'è anche chi esprime delle perplessità sul fatto che la legge obiettivo sia ancora valida al netto di alcuni cambiamenti che sono stati fatti. Io ripeto, queste cose non sono un giurista, non lo so, però quello che dico è che io esplorerò tutte le strade possibili per fare in modo che si possa lavorare a migliorare o a ridurre al minimo l'impatto della pedemontana sul territorio. Detto questo, non ho la sfera di cristallo per dire la pedemontana passerà di qui, passerà di là, sarà 10 metri sotto, 10 metri sopra, sottoterra o con 5.000 alberi o 20.000, questo lo si vedrà. La questione secondo me è di metodo, e cioè quello che dovremmo fare è percorrere tutte le strade possibili per riaprire la possibilità di modificare il tracciato, non per forza spostandolo, ma modificarlo nel suo impatto sul territorio. Questo è. Pedemontana, ex area IBM, piscina, ex ospedale, cioè sono tutti i temi più dibattuti, sono, però ce ne sono almeno due nei quali io ho sentito parlare poco o niente. Uno è la scuola e l'altro è la macchina comunale, se c'è una riorganizzazione se necessaria. Ma il fatto di aver parlato poco o nulla di questi due temi è perché significa che a vostro giudizio va tutto bene. Giovanni. Allora, ne abbiamo parlato poco in campagna elettorale perché non ci avete fatto le domande che erano blindate coi tempi contingentati, né voi né il giornale Il Cittadino, altrimenti ne avremmo parlato tanto. Io, fin dalla presentazione che ho fatto in luglio alla cittadinanza e ai giornalisti, alla stampa, è scritto ben chiaro e il mio programma è chiarissimo. Ci sono due capitoli molto pesanti, molto corposi, molto dettagliati sulla scuola e sulle infrastrutture e sul comune. Sulla scuola la faccio breve perché poi si può andare a leggere, ma giustamente stasera è sera di dibattito. Sulla scuola noi parliamo di valorizzare due linee, oltre alle scuole presenti sul territorio che ci sono da sempre. E non parlo di strutture, parlo di competenze, di contenuti, di organizzazione. Migliorare ancora di più le due, diciamo, gli aiuti che diamo alle due strutture che sono l'ENAIP e l'ECFOP sul nostro territorio, che sono quelle che prendono i ragazzi più difficili, più emarginati, più disadattati, con le famiglie complicate, che però hanno avuto delle ottimi risultati. E quindi noi queste cose le potenzieremo, mentre negli ultimi anni non si è dato abbastanza spazio a questi, nonostante si sia creato sulla struttura per ECFOP e si sia dato qualcosina anche a ENAIP. C'è molto da fare su questo tema, perché la pandemia compresa e la crisi economica hanno alterato ulteriormente il livello di criticità delle famiglie e quindi dei giovani rispetto al mondo del lavoro e rispetto alle competenze e alle capacità che hanno. Per cui su questi bisogna battere molto forte. Noi lo diciamo, questa è una linea importante che abbiamo definito sulla scuola. La seconda linea importante è il rapporto con le università.
perché è vero che noi abbiamo una struttura di scuole professionali, chiamiamola così, e anche di scuole ordinarie di eccellenza, perché il liceo Banfi piuttosto che altre scuole sono nel ranking, scusate, nella classifica in alto in tutta la regione Lombardia. Quindi abbiamo sempre dei riconoscimenti, abbiamo dei finanziamenti e quant'altro su queste scuole. Però c'è di più, il rapporto con le università, perché oggi noi abbiamo le università che si decentrano ma non vengono mai dalle nostre parti. C'è un vecchio progetto che andrebbe rispolverato per far arrivare le università, allora era il Politecnico di Milano e oggi si parla anche di Bocconi, perché vengono territorializzate anche sui mercati, che ha, con l'arrivo anche della metro tranvia e anche con la Piedemontana, ricordiamoci che poi le scuole, diciamo, politecniche, quindi di livello internazionale, arrivano dove ci sono le strutture di mobilità, altrimenti non arrivano, per farle arrivare qui e quindi avere un grande rapporto tra questo spazio che ci manca di competenze universitarie sul territorio vicino alle aziende, insieme alle aziende che sono le eccellenze mondiali. Noi abbiamo la City Microelectronics, abbiamo la Cisco, abbiamo l'HP, abbiamo un sacco di aziende di livello mondiale e queste non hanno il raccordo diretto con l'università. Avere un polo scolastico di questo livello favorirebbe ulteriormente la crescita dell'economia e del lavoro ai mercati, quello che abbiamo perso negli ultimi 25 anni. Sul rapporto scuola e strutture c'è da fare un ragionamento invece di investimento e credo che il PNRR ci potrà aiutare a fare investimenti che finora sono stati difficili da fare, prima perché c'era il patto di stabilità, poi perché c'erano altre priorità, però sulla scuola bisogna fare veramente tanto ancora e quindi su questo credo di aver risposto. Hai fatto l'altra domanda? Sulla macchina comunale. Di così abbiamo scritto talmente tanto, però vi dico solamente tre cose. Primo, l'abbiamo chiamata i mercati 4.0, cioè la macchina comunale, diciamo, digitalizzata al punto che i cittadini non devono più andare in comune per fare i certificati o per, ma se li prendono direttamente a casa. Questo però vuol dire potenziare la struttura, l'infrastruttura di rete, che è debole, l'infrastruttura del centralino, che è debolissima. Io ricordo che in pandemia si era provato a chiamare il comune, dopo un certo numero di deviazioni chiamate il centralino si fermava perché non era possibile trasferirne più di uno. Siamo nel 2021, quindi con le tecnologie di oggi è facilmente implementabile a costo zero. In più, la macchina comunale di avere le competenze adeguate e quindi migliorative su una serie di temi. Quello della sicurezza, noi sappiamo che la vigilanza urbana, adesso si chiama polizia locale, ha 15-16 dipendenti sui 25 previsti, quindi uno sforzo andrà fatto su lì, ma anche sulla preparazione ad affrontare, visto che la polizia locale è il capo della protezione civile, anche tutte le competenze che servono per la sicurezza, la salute e quant'altro della città. Questo è un tema, quindi digitalizzazione di mercati 4.0, le competenze e poi l'altro tema è le strutture. Noi abbiamo una struttura comunale che non risponde più alle esigenze, né del 2021 neanche della sicurezza. Il palazzo comunale è puntellato, adesso per andare ai piani superiori si vedono i puntelli nel palazzo, ci sono altre strutture che sono fatiscenti e quindi noi crediamo di dover fare degli investimenti mirati anche sfruttando la costruzione dell'ex ospedale. Lo dicevo già l'altra volta, io farei nella palazzina di fianco al comune una struttura moderna di uffici dove i cittadini possono andare a raso terra oppure con gli ascensori e avere gli uffici molto luminosi, molto, molto belli, anche da far vivere ai dipendenti comunali che ci stanno tutto l'anno. E quindi noi abbiamo delle situazioni da riequilibrare anche da questo punto di vista, quindi strutture. Digitalizzazione, competenze e strutture. Questo nel mio programma è scritto tante volte. Ma allora, intanto ti ringrazio per la domanda, perché mi dai direttamente un assist, nel senso che visto che stiamo parlando di elezioni, siamo vicini alla data del voto e si parla di scuola, una delle cose da fare, secondo me, è fare una mappatura degli spazi disponibili da utilizzare come seggi elettorali, per evitare che d'ora in poi, nei prossimi anni, alle prossime votazioni, non solo quelle amministrative in generale, si debba di nuovo intervenire sulle scuole e quindi di nuovo bloccare la didattica, lasciare a casa i bambini, e questo poi provoca a cascata dei problemi anche sulla gestione familiare, perché insomma se il bambino è a casa bisogna trovare chi te lo tiene, eccetera, eccetera. E quindi, secondo me, gli spazi ai mercati ci sono, con l'arrivo della pandemia era stata già esplorata un po' questa possibilità.
Io credo che secondo me con la dovuta direttiva si possono identificare questi spazi e, rimanendo dentro nelle normative attuali, comunque trovare delle soluzioni alternative all'utilizzo delle scuole come seggi. Detto questo, sul tema della scuola ci sono una serie di cose da fare. Intanto c'è da fare degli investimenti di manutenzione sulle strutture, e questo, come dire, anche grazie ai fondi del PNRR probabilmente sarà più agevole nei prossimi anni rispetto a quanto non è stato in passato. E poi c'è, diciamo, da potenziare tutti quei servizi che ruotano intorno alle scuole, per cui il pre e il post scuola, il tempo prolungato, la mensa, tutti quei servizi, diciamo così, per usare un termine improprio, però accessori che ruotano intorno all'orario curricolare e che sono fondamentali per le famiglie e per, come dire, fornire una didattica anche più completa e più ampia. Per quanto riguarda poi invece la macchina comunale, c'è sicuramente intanto un tema di riassetto organizzativo della macchina, nel senso che comunque adesso c'è anche un dirigente che è andato via da poco, e quindi c'è un posto vacante, per cui ci sarà anche un attimo da riassettare queste cose. Dopodiché, questo è nel breve periodo ovviamente, dopodiché nel medio periodo ci sono da fare degli investimenti sicuramente in termini di formazione continua ai dipendenti comunali, per essere sempre, come dire, sul pezzo e essere sempre all'avanguardia anche nel poter fornire servizi ai cittadini funzionali ed efficienti. E poi c'è un tema di digitalizzazione, questo l'ha già detto Giovanni, ma è assolutamente così, nel senso che c'è bisogno di intanto di implementare il tema della banda larga e poi di digitalizzare maggiormente la pubblica amministrazione. Questo, guardate, non è che è un tema solo di mercato, cioè il tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione è un tema trasversale non solo agli enti locali ma anche in verticale agli enti superiori. Detto questo, per quello che si può fare nel piccolo della macchina amministrativa del nostro comune per semplificare la vita sia ai nostri dipendenti comunali sia a tutti i cittadini che devono interfacciarsi con la pubblica amministrazione, bisogna investire un po' di più nella digitalizzazione e di conseguenza poi nella formazione. Cioè, sono due cose che vanno a braccetto in realtà, perché se investo nelle strutture tecniche digitali ma poi ho, come dire, un gap formativo per cui non sono in grado di sfruttarle, non ho fatto un investimento funzionale. Giovanni, se sarai eletto, quanto tempo dedicherai alla carica di sindaco? Uso un'espressione recente, mi hai fatto un assist. Io sono, visto la mia lunga esperienza, convinto di una cosa: il tempo dedicato è il tempo dedicato a ottenere risultati. Io non chiederò ai miei assessori, neanche ai dipendenti pubblici, soprattutto ai dirigenti, quanto tempo dedicano al loro lavoro. Mi interessa che portino risultati. Uno con tanta esperienza porta i risultati in fretta, uno che non ha esperienza magari ci mette un po' di più. Quindi il tempo è proporzionale ai risultati da portare. Io dedicherò tutto il tempo necessario. Possono essere 24 ore al giorno o due a seconda dei periodi, ma dedicherò tutto il tempo necessario. E questo lo chiedo anche naturalmente alla mia squadra di assessori e alle persone del comune. Veramente io ho imparato nella gestione delle aziende e delle associazioni che il tempo è una variabile che non ha nessun significato, è un significato relativo a quanto tu vuoi produrre. Per cui se tu sei capace, soprattutto nella pubblica amministrazione, ne conosci i meccanismi e hai una squadra di competenti, il tempo potrebbe anche essere relativo. È chiaro che usando tutto il tempo, con la competenza, moltiplichi i risultati. Quindi quello da fare è cercare di capire dove il tempo si perde e non quanto tempo si usa. Io mi riallaccio a quanto ha detto adesso Giovanni. Io lavoro in un'agenzia di comunicazione. Chi ha mai lavorato in un'agenzia di comunicazione in generale o nei servizi sa benissimo che, come dire, il lavorare a progetto è il pane quotidiano. Non si lavora a timesheet, non si lavora a tabella oraria, si lavora a progetto. Per cui, come dire, fin dal mio esordio nel mondo lavorativo io ho avuto questa impostazione, che quindi sarà anche l'impostazione che porterò dentro l'amministrazione. Detto questo, non svicolo la risposta, ma io ho già ovviamente parlato con il mio datore di lavoro
per cui nel momento in cui io verrò, dovessi essere eletto sindaco, andrò in aspettativa dal mio lavoro e mi dedicherò a fare il sindaco full time, almeno per i primi mesi, questo di sicuro, perché c'è bisogno di dedicare il 100% dell'attenzione, delle energie e del tempo che si ha a disposizione, perché tutto parta come deve partire e che tutto funzioni in maniera efficiente. Dopodiché, quando capirò che la macchina è sufficientemente rodata per funzionare, a quel punto rientrerò al lavoro e quindi farò il sindaco, diciamo così, compatibilmente insieme anche a fare il mio invece il mio lavoro. Questo per due motivi. Uno, perché io credo che comunque mantenere un piede fuori dal palazzo, quindi nel mondo del lavoro, sia comunque importante per non perdere completamente il contatto con la realtà, col mondo lavorativo e con le cose che ti stanno intorno, cioè ti aiuta a mettere in prospettiva le cose. E poi perché credo che comunque non sia, come dire, anche dal punto di vista professionale, del tutto, siccome non abbiamo, cioè, come dico sempre, governare, amministrare il comune è una impresa collettiva, non è un'impresa individuale, non è l'uomo solo che ha le soluzioni per tutto e che poi diventa inevitabilmente, come sempre, il collo di bottiglia di tutte le cose dove tutto si blocca. E quindi, proprio per questo motivo qua, perché ci sarà a lavorare con me una squadra forte, una squadra in grado, e questo è uno dei criteri che, come dire, utilizzerò, lo scegliere anche gli assessori, in grado di portare avanti ognuno il proprio pezzetto, questo renderà superflua, diciamo così, la presenza del sindaco H24 che piantona il comune e lo apre la mattina e lo chiude la sera, perché non è quello il compito del sindaco. Il compito del sindaco è dare degli indirizzi, dare una visione e condividere delle scelte. Poi ci sono gli assessori, c'è la giunta, c'è la squadra, ci sono i dipendenti comunali che sono lì per dare una mano a portare a casa gli obiettivi. Nel 1927, adesso faccio l'istruito, Pio XI disse una frase che poi è stata ripresa fino all'altro ieri, nel senso che ancora l'altro giorno Papa Francesco l'ha riportata, che la politica è la più alta forma della carità. 1927. Per voi che cos'è la politica? La politica è intanto, dal punto di vista personale, intanto è servizio, nel senso che comunque mettersi a disposizione per la propria comunità è un servizio che si fa. Tendenzialmente si ricavano molti più oneri che onori, diciamo così. Quindi in primo luogo la politica è sicuramente servizio. Dopodiché io credo che la politica sia anche un'arte, sia una palestra dentro la quale, come dire, si esercitano le proprie competenze, le proprie inclinazioni e si può, come dire, veramente incidere e costruire il futuro nel passatemi il termine, plasmare un po' la comunità e il mondo nel quale viviamo. Questo ovviamente è a livello un po' più alto che non quello dell'amministrazione comunale, però ecco, credo che sia queste due cose qua, la politica. Poi è una domanda facile da rispondere così. Sì, che sia la più alta forma di carità quando è esercitata così, è vero. E anche la più alta forma di fatica, viste quanto bisogna lavorare in politica, con quante persone bisogna relazionarsi. Ed è chiaro, l'ha detto Francesco, ma lo ribadisco, la politica è servizio e oggi invece la politica, fuori da queste dichiarazioni, è potere, perché senza il potere non si riesce a fare neanche il servizio. Io vivo la politica da sempre come servizio. E non capisco chi la vive per potere, per cui è lontano da me questa forma di, diciamo, spregiudicatezza. Però tutti i ragionamenti che si sentono anche dai media sono sempre legati al potere, al peso, all'autorità, non all'autorevolezza.
mentre la politica a livello amministrativo è fatica, perché tu devi essere lì a disposizione dei tuoi cittadini che sono vicini a te, ti conoscono, ti tirano la giacca, ti hanno bisogno che gli aggiusti il tombino, devi passare la carrozzina, c'è la mamma che non so dove metterla in casa di riposo. La politica è servizio e tanta fatica. È chiaro che diventa meno fatica in due condizioni: quando tu sei sereno e hai la passione per farla, e quando hai una grande squadra vicino a te con cui condividere gli obiettivi e la passione, altrimenti è solo fatica e non ha senso. Quindi io credo che sia davvero servizio, ma anche passione e anche squadra. Ma non vi viene un po' di paura all'idea di diventare sindaco? Cioè non vi tremano i polsi? Al di là dell'euforia, che bello, ce l'abbiamo fatta, sono diventato sindaco. Poi è un po' come la luna di miele, quando è finito il miele magari rimane la luna, poi rimangono i problemi. Qualche dubbio non vi viene? Chi me l'ha fatta fare? Non ve lo siete chiesto? Giovanni? Sì, dubbi ci sono sempre, perché tu puoi essere bravo quanto vuoi, avere il gruppo più bello che del mondo, ma alla fine sai che ti devi scontrare con i problemi e anche con i ponderabili, perché noi non sappiamo cosa succederà dopo domani, se ci sarà un'altra pandemia o se ci sarà una crisi di lavoro, se i nostri cittadini avranno bisogno di cose che oggi non si possono pensare, se arriverà un terremoto oppure una benedizione dal cielo e 2000 posti di lavoro in più. Non lo sappiamo, quindi devi essere preparato anche a questo. Io lo faccio forse un po' più serenamente perché ho accumulato un'esperienza e non sono lontano da mettermi in pensione sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista politico. Quindi quello che non mi fa paura è il fatto di poter dare tutto quello che posso in questi prossimi 5 anni e di aiutare i mercati, ma anche chi è con me nella squadra a poter crescere per essere un domani il futuro della politica di Vimercate. E qui lancio un appello in questo senso. Siccome la politica è dialogo, e di dialogo ce n'è stato poco, ci sono stati anche contenziosi in tribunale, anche accuse pesanti negli ultimi anni, non solo negli ultimi 5, anche prima, e questo non era mai stato nelle corde della politica di Vimercate. Io vorrei davvero che si tornasse ad essere lì, la politica dialogante non solo tra le forze politiche e civiche, ma anche con la città. Questo è una corda che prima era anche grossa, che si è spezzata e dobbiamo ricostruire. Ricostruire questa corda si farà molta fatica, perché tanti sono i rancori, tante le incomprensioni, tante le maldicenze, tante anche le incapacità. Bisogna sanare questa cosa e noi la saneremo anche, nel caso, con la scuola di politica che vi ho detto tutte le volte che faremo per avvicinare i giovani, perché i giovani abbiamo bisogno, alla gestione della pubblica amministrazione, della cosa pubblica, in modo molto concreto, capire come è una macchina e come la si guida. E quindi noi faremo una scuola guida per i giovani perché diventino esperti nel guidare una macchina comunale. No, paura no, nel senso io sono... Tendenzialmente sono una persona abbastanza ottimista, paura no, è chiaro che è normale che comunque di fronte a una nuova prospettiva così impegnativa, come quando da un certo punto di vista si cambia un lavoro, no? C'è l'entusiasmo iniziale e poi ci sono nuovamente, come è normale che sia, anche le preoccupazioni di come sarà, come non sarà, eccetera, eccetera. Detto questo, dire che la cosa mi spaventa mi sembra eccessivo, insomma. Sicuramente io poi so di poter contare, come dire, su una squadra, su un collettivo che da questo punto di vista mi tranquillizza anche molto, nel senso che so che in caso di necessità lì posso trovare le esperienze, le competenze che possono servire per aiutarmi qualora ci fossero delle scelte da dover prendere, magari particolarmente complesse. E, quindi da questo punto di vista no, non sono particolarmente preoccupato. Accolgo con piacere invece l'appello di Giovanni. Io sono assolutamente convinto, e questo l'ho detto fin da quando ho impostato all'inizio della mia campagna elettorale, sono assolutamente convinto che la prossima amministrazione, io dico, qui lo dico proprio, cioè qualunque essa sia, debba provare ad aprire un capitolo nuovo nei rapporti tra maggioranza e opposizione.
e debba farlo, come dire, attraverso il rispetto reciproco, il dialogo, e provando ad abbandonare un po' questo clima di, non di contrapposizione, perché la contrapposizione è normale che ci sia in politica, cioè se non ci fossero contrapposizioni saremmo tutti dello stesso partito, avremmo tutte le stesse idee, però a non, ad abbandonare quell'esasperazione delle contrapposizioni, a volte fatta anche solo in maniera forzata, pur di portare a casa un pezzettino di visibilità, oppure pur di, come dire, provare a mettere i bastioni tra le ruote a chi ti governa. Io da questo punto di vista mi impegno in questo senso, sia chiaramente se sarò sindaco, sia se dovrò essere, come dire, a capo della mia coalizione in opposizione. Quindi in caso di sconfitta, tu Giovanni non anticipi la pensione, rimani sul campo. Bella domanda. In caso di sconfitta, è un tema che, diciamo, non mi entusiasma, non ci sto pensando, perché sto pensando a quello che dobbiamo fare insieme per vincere le elezioni. E è chiaro che la disponibilità a rimanere sul campo c'è. C'è questa disponibilità a rimanere sul campo, a far crescere la squadra che abbiamo costruito in questi anni, in ultimi 2 anni, e potenziato negli ultimi 7 mesi. Quindi credo che ci sia comunque del gran lavoro da fare da questo punto di vista, e faremo tutto quello che sarà necessario perché diventi un bel lavoro alla fine. No, beh, io assolutamente parlo in consiglio comunale, a esercitare il mio ruolo in quanto, come dire, candidato sindaco perdente in quel caso, e quindi da questo punto di vista assolutamente, se c'è un mandato elettorale che i cittadini mi hanno conferito, che comunque al primo turno il 45% dei cittadini mi ha comunque conferito un mandato, io credo di doverlo, di avere, come dire, anche l'onere di doverlo esercitare questo mandato, di non potermi semplicemente smarcare, siccome ho perso, allora vado a casa e vedete vero voi, ecco, assolutamente no. In termini negativi, se cosa pensate che possa essere, ammesso che ci sia un pericolo o un'occasione persa, se viene nel caso eletto il vostro avversario? Cosa perde di mercato, Giovanni, se viene eletto Cereda, e Francesco se viene eletto Giovanni Sala? Parti tu. Cosa perde i mercati lo diranno i mercatesi, non lo so. Io posso solo dire chi sono, cosa ho fatto, la mia esperienza, e questa probabilmente si perde, perché un conto è stare nelle stanze dei bottoni e fare quello che si è capaci di fare, cioè gestire, delegare, coordinare e raggiungere gli obiettivi, che è quello che ho fatto tutta la vita, a partire da quando organizzavo le cose in oratorio o al carnevale, fino alla gestione delle associazioni. Quindi perderebbe la mia esperienza e quella della mia squadra. Vi ho nominato prima che sarà eventualmente il mio assessore a bilancio, perderebbe questi tipi di competenze. Dopodiché ci sono probabilmente altre cose da guadagnare. Tu vuoi farci parlare male di uno degli altri? No, in realtà adesso scherzi a parte, io credo che la città perderebbe principalmente un po' quello sguardo nuovo sul futuro, che è quello che cercavo di dire anche all'inizio, e probabilmente anche quel pacchetto, quel portato di esperienze, di competenze che il centro-sinistra, come dire, di Mercate vanta, e su questo credo che insomma non si possa, da questo punto di vista, fare nessun tipo di valutazione differente in questo senso. C'è una domanda che tu vorresti fare a Cereda e tu vorresti fare a Sara. Vi siete già chiariti tutto, non c'è niente, non avete... Io c'ho una domanda, hai la possibilità di esprimerti. Ma no, è una cosa difficile. Ah, prendi il microfono. Grazie.
La cosa difficile è questa, te la faccio vedere. Francesco Cereda ha mandato in giro una lettera con tanti nomi e cognomi, è stata recapitata anche a uno dei nostri, non so se per sbaglio, dove dice: le destre si sono attivate come non mai e provano a prendersi la nostra città. Questo, Francesco mi conferma che è vero, e questo è assolutamente, perché questo è un neo grosso come una casa sulla campagna elettorale e sul fair play. E qui a me dispiace, Francesco, non avrei mai voluto vederla questa cosa, perché pensavo di vivere una campagna elettorale un pochino più serena. A questo punto, se devo togliere la sigla del scarpe anch'io, devo capire, diciamo, con chi abbiamo davvero a che fare. Primo, la nostra coalizione non è di destra, ma è un insieme di partiti di centrodestra e di liste di centro. Secondo, far finta di non sapere che io sono un uomo di centro da sempre, Democrazia Cristiana prima, Partito Popolare poi, punto. Né PD, né Margherita, né DS, né tutte le altre cose che si stanno sentendo in giro in questi giorni di mercati, giusto per fare dei pettegolezzi, diciamo, che non sono della campagna elettorale. Da noi non c'è nessun fascista, la nostra coalizione accetta la proclamazione che ha fatto l'Europa contro tutti i fascismi e i totalitarismi, che non so se tutti i partiti hanno firmato o votato nel Parlamento Europeo, forse nemmeno il PD nel Parlamento Europeo, ed è ora forse di superare un pochino questo modo di ragionare barbaro degli anni 70. Mio padre era il segretario del Partito Socialista Usmati dopo la guerra, scomunicato naturalmente in quel periodo perché allora si usava. Mia madre era sindacalista della CISL. I due fratelli di mio padre sono stati nei campi di concentramento. Mio nonno materno ha preso l'olio di ricino nelle bastonate dei fascisti. Mio zio, fratello di mia madre, era nei partigiani, naturalmente bianchi, non rossi, perché la tradizione sua è quella. Non c'è solo l'Ampi dipinta di rosso che rappresenta i partigiani come associazione privata, perché forse non tutti lo sanno, ma l'Ampi è un'associazione privata, non è un'istituzione dello Stato, e quindi arrogarsi certi diritti e offendere gli altri come fascisti è una cosa che io non tollero. E ci sono anche persone che forse tu hai vicino a te, che sono magari segretari del tuo partito, che nella comunicazione personale in piazza mi danno del fascista. Io stasera ne approfitto per dire queste cose qua. Persone che poi mi evitano quando mi avvicino ai loro amici di partito, che sono amici miei magari di infanzia o di famiglia. E quindi questa cosa va detta una volta per tutte. Se uno prova a darmi del fascista a me, Giovanni Sala, e alla mia squadra, io divento veramente, probabilmente non cattivo, ma sicuramente virito. E quindi io chiedo a Francesco Cereda di smentire questa cosa qua, e poi soprattutto faccio notare che la città non è vostra, la città è dei vimercatesi, la città non è di Francesco Cereda o delle sinistre, la città è dei vimercatesi. Noi dobbiamo metterci bene in testa questa cosa. Nessuno si è arrogato il diritto mai, da quando noi abbiamo fatto politica, da quando abbiamo fatto l'alleanza di CPC e successivamente PPI-DS, un'alleanza organica a governare la città, di dire che la città è nostra. Mai, mai l'ho sentita. Se questo è l'esordio, io a questo punto comincio a preoccuparmi. Speravo che tu mi dicessi che non fosse vera, che fosse smentita, e questa cosa mi preoccupa molto. Anche perché assieme a Forza Nuova qualche anno fa c'era il PD in piazza contro Renzi, questo sappiatelo. Ci sono foto, testimonianze e articoli di giornale. Quindi i fascismi non sono tutti da una parte. Il fascismo è un atteggiamento di base che io non condivido, non ho mai condiviso, la mia collezione non condivide. Quindi per favore rettifica questa cosa, oppure faremo una battaglia nei prossimi giorni su queste vergogne. Grazie. Io intanto sono solo felice, come dire, di questa tua presa di distanza da qualsiasi tipo di estremismo, e ben lungi da me, come dire, quello di accusarti di essere, come dire, un estremista di destra, ci mancherebbe altro, come dire. Sicuramente non conosco magari personalmente la tua storia in tutti i dettagli, però, come dire, il tuo profilo politico lo conosco,
lungi da me assolutamente quello di dare del fascista a qualcuno, anzi, tra l'altro quella parola dentro quella lettera non è mai nemmeno citata, e non è quello certo il senso. Quando si parla di destre è evidente comunque che all'interno della tua coalizione ci sono due partiti che non è che sono di centro, cioè la Lega e Fratelli d'Italia sono due partiti di destra, e non lo dico io, lo dicono loro, cioè nel senso, per cui non mi sembra improprio definire il fatto che ci sono una destra che si sta organizzando i mercati, mi pare semplicemente la descrizione della realtà, altrimenti diciamo che la Lega e Fratelli d'Italia non esistono, però non mi sembra la realtà dei fatti anche elettorali, no? Sono dentro con i loro simboli della tua coalizione, hanno preso i loro voti ai mercati e quindi fanno parte della tua coalizione. Nessuno qua sta dando del fascista a nessuno, assolutamente, e non è per, infatti non è scritto quello. Peraltro, come dire, adesso non vorrei sbagliarmi nei conti, però qualora tu dovessi vincere nel tuo consiglio, nella tua maggioranza consigliare, ci sarebbero, se non sbaglio, 5 consiglieri comunali tra Fratelli d'Italia e Lega, che non sono certo dei partiti moderati di centro. Quindi se io si dice che la destra si sta organizzando, non vedo cosa c'è di sbagliato in questa affermazione. Dopodiché, il riferimento alla nostra città è evidente che non è un riferimento possessivo, ma è un riferimento alla tradizione di centrosinistra della città di Vimercate, che negli ultimi 20 anni, tolti questi 5, questi ultimi 5, ma nei precedenti 20, ha sempre dimostrato un'appartenenza e, come dire, uno spirito di centrosinistra, e per cui in quel senso intendiamo la nostra città, non nel senso che possediamo la città di Vimercate, ci mancherebbe altro. Tu hai una domanda invece da porre a Giovanni? No. C'è qualche cosa che in positivo a questo punto invidiate all'altro? Su tanti temi siete stati abbastanza, no, adesso al di là di questa tema, sì, sì, sì. Però dal punto di vista amministrativo gli appelli che siete rilanciate più volte, quindi l'augurio che tu hai detto che chiunque fare il sindaco creiamo un clima nuovo. Ma se io, se devo riconoscergli, come dire, una, allora, premesso che non lo conosco così bene da poter dare dei giudizi, come dire, personali a livello umano, ecco, perché non mi posso permettere, ecco, da questo punto di vista, però se devo riconoscergli una qualità che non era, come dire, scontata all'inizio della campagna elettorale, era quella di accettare di dare un nuovo tipo di livello al dibattito pubblico, e quindi di fare una campagna elettorale che fosse meno velenosa di quello che è stato in passato. E devo riconoscervi che effettivamente fino ad ora comunque siamo riusciti a portare avanti, bisogna dare merito anche a Sartini, perché anche nella precedente, cioè, fino al primo turno, lui ha contribuito, siamo riusciti, credo, a dare uno spettacolo, chiamiamolo così, ai mercatesi, tutti i nostri concittadini, di livello un po' più alto rispetto a quello che credo fossero abituati negli ultimi tempi, e quindi da questo punto di vista io posso solo ringraziarlo per aver deciso di accettare questo tipo di impostazione, che poi io mi auguro continui, come già detto prima, come ha detto anche lui, continui anche poi a lezioni finite. Che cosa, se c'è qualche cosa che invidi, che ammiri? Sì, anche io non lo conosco abbastanza da poter dire cosa invidio e ammiro. Mi sembra una persona, diciamo, onesta, adeguata, e quindi sul discorso del dialogo condividiamo un percorso sicuramente insieme. Se poi qualcuno dei tuoi, diciamo, responsabili del partito mi dasse di dire che sono fascista in giro per le strade, mi farebbe piacere. Per il resto, tolta questa, diciamo, incomprensione, credo che si possa ricominciare a ragionare di cose concrete, e a parte l'età, che è l'unica cosa che invidio davvero, per il resto non la conosco abbastanza. Noi abbiamo pensato come poteva essere la vostra unione, abbiamo tentato questo eco mostro. In realtà
c'è una cosa che Giovanni tu invidi? Questo non volevo dirlo. Devo dire che Francesco non sta in ordine, eh? Lui è Gigi Ponti, è vero? Non volevo dirlo, da giovane i capelli neri erano così, cioè, lo invidio davvero da questo punto di vista, ma non posso dirlo. Allora, siamo alla conclusione, se volete poi te li mando a casa, ve le spedisco anche ai lettori, chissà mai che... Allora, grazie. Grazie a voi. Grazie della vostra disponibilità. A nome dei cittadini strappo intanto l'augurio, ovviamente in bocca al lupo a entrambi, però anche lì prossimo incontreremo uno come sindaco. Magari faremo un'intervista con l'altro, così come l'abbiamo fatta con Sartini, perché è bello anche conoscere altri risvolti. Chiederei, e quindi chiedo se già vi impegnate, al compimento del 100° giorno, che è un po' un primo traguardo, di fare un punto della situazione e renderla edotta ai cittadini, quindi saremmo onorati e contenti di potervi ospitare un'altra volta qui, collegando con... con tutto. Giovanni? Promesso. Ultima cosa, vi lascio un ricordo. Allora, tu hai una bimba. Bimbo, 9 mesi. Allora, abbiamo pensato che se tu sarai eletto, lo lascerai un po' a casa da solo. Allora dovrà cominciare a leggere. Grazie. Mentre è attente che torna a casa. Giovanni invece i bambini piccoli non li hai, tra un po' magari i nipoti, ma ancora presto. Però lascerai a casa tua moglie. E allora un libro è appena uscito di Mencarelli, che, visto che siamo in libreria, ve lo consiglio, è un autore meraviglioso, è al suo terzo romanzo, penso di far che gli facciamo, come il Berri del Gabbiano, un bel regalo. Nei momenti in cui poi, se dovesse finirlo e tu non torni, quindi ci sono altri. Grazie. Gigi Ponti.